Ci eravamo lasciati, cari telespettatori, dando appuntamento al professor Walter Riva, il noto esperto che si tiene compagnia e che ci presta il suo aiuto quando ci sono delle grandi scoperte astronomiche. Ci eravamo lasciati con il professore. Non pensando che a distanza di pochi giorni dal premio Nobel per i fisici, l'universo ci riservava un'altra sorpresa. E oggi abbiamo letto sui giornali il cosmo, fuochi pirotecnici, situazioni strabilianti, qualcuno come Rubbia ha addirittura parlato di conoscenza, possibile conoscenza della materia da oggi in poi. Professor Riva, siamo, come dire, nelle sue mani. Ci spieghi un po' che cosa sta succedendo in questo cosmo. Data storica 17 agosto. Che è successo a 2 giorni dalla pioggia di San Lorenzo? Se lo ricorda che ci sentimmo anche allora? Certo, intanto buongiorno a tutti i telespettatori di Canale 58, è sempre un piacere essere con voi, essere chiamato in queste occasioni che si stanno moltiplicando a dire il vero, neanche a farlo apposta. Diciamo che subito che la scoperta che è stata annunciata ieri, come correttamente da lei riferito, risale al 17 agosto, si inserisce nel filone di quello che avevamo parlato poche, una decina di giorni fa, cioè il premio Nobel assegnato alla scoperta delle onde gravitazionali, e questa notizia parte sempre dalle onde gravitazionali, cioè è stato rilevato un nuovo segnale di queste onde gravitazionali che, se ricordate, le avevamo paragonate un po' come un terremoto spaziale, cioè dei fenomeni talmente potenti in grado di scuotere tutto lo spazio e di generare delle onde che si propagano a distanza e possono essere avvertite anche da noi che siamo a miliardi o a milioni di anni luce dai luoghi dove succedono questi eventi. Ma che cosa avete osservato? Che cosa avete visto? Qua si parla di oro, platino nello spazio. Che cos'è esattamente? Sì, allora la domanda è dov'è che si crea, dov'è che è stato creato i metalli pesanti, gli elementi pesanti, dove sono stati creati nell'universo? Perché l'inizio, la teoria del Big Bang dice che si sono creati all'inizio idrogeno ed elio, che sono gli elementi più semplici dell'universo, ma tutti gli altri sono poi nati all'interno delle stelle, almeno quelli fino al ferro. Il problema è capire dove vengono generati quelli dopo il ferro, ad esempio i metalli preziosi, l'oro, l'argento, il platino e così via. Ebbene, si sapeva che questi nascono nelle esplosioni stellari, questo lo si sapeva, ma le esplosioni stellari non bastavano a tutto l'oro, l'argento, il platino, che oltre che sulla Terra noi sappiamo essere diffusi nello spazio. Allora, ecco, la scoperta è stata che essi provengono da eventi ancora più catastrofici delle esplosioni delle stelle, come ad esempio la fusione di due stelle di neutroni, nel caso annunciato appunto ieri. Questi eventi sono così potenti che riescono a generare delle onde gravitazionali. E quindi sostanzialmente questo è il quinto caso di rilevazione di onde gravitazionali. I primi quattro hanno tutti riguardato la fusione di due buchi neri, che sono ancora più energetici di quello che è stato rilevato ieri. Ho E capito. quello Senta di una ieri è cosa, più. professore, ho letto che niente di meno, questo si è verificato a 130 milioni di anni luce nella costellazione dell'Idra. Insomma,
siamo proprio, come dire, nelle fucine del cosmo. Siete diventati degli alchimisti, fate dell'oro addirittura. Non lo facciamo noi, ma lo fa sull'universo stesso, ecco. Però è vero, la novità, lei ha messo un po' il dito nella piaga, diciamo, rispetto ai quattro eventi che io vi ho ricordato prima, ma che erano stati tutti rilevati da due strumenti con poca o nulla partecipazione invece del terzo strumento, quello italiano, Virgo, che si trova vicino a Pisa. Invece in questo caso è stato proprio tutti e due strumenti americani, più quello italiano, perché ricordiamo che ce ne sono solo tre al mondo di questi strumenti capaci di sentire le onde gravitazionali. Due sono negli Stati Uniti, uno in Italia, pensate, l'Italia è avanzatissima in questo campo di ricerca. Ebbene, il fatto di aver fatto funzionare anche lo strumento italiano, di averlo accordato con i due americani, ha permesso di capire dove è successo questo evento, cosa che mancava in tutti e quattro gli eventi precedenti. Quindi siamo ragionevolmente sicuri che, come diceva lei, in una galassia lontana, lontana, come si direbbe in Guerre Stellari, il 17 agosto, per noi, diciamo, noi li abbiamo scoperto il 17 agosto, si è creata una fusione appunto fra due oggetti del genere che sono così compatti da avere una densità tale da essere impressionante. Cioè, se noi avessimo un cucchiaino di questa materia di cui sono fatte le stelle di neutroni, sarebbe così densa che attraverserebbe la Terra da parte a parte, un po' come il nostro braccio va avanti e indietro nell'aria, Ho insomma, capito. Senta, l'intensità professore, sarebbe così. la volta scorsa ci siamo salutati e così avevamo rimandato un po' alle calende greche, diciamo, lontano un nuovo incontro. Adesso sulla base di quello che è venuto fuori, quando è che ci risentiamo? Presto o ancora dobbiamo aspettare? No, non lo so con certezza, io vi posso dire che questi tre strumenti hanno lavorato insieme dal 1 al 25 agosto di quest'anno e già hanno permesso due scoperte. Una il 14 agosto, appunto, la quarta fusione di Buchi Neri, e una il 17 agosto, questa fusione di due stelle di neutroni. Rimangono ancora un po' di pacchetti di dati da esaminare, gli stessi scienziati che lavorano a questi progetti non escludono che in questi pacchetti di dati, ci vorrà ancora un mese, 2 mesi da analizzare, sia nascosto qualche altro evento che è stato registrato da questi strumenti dall'1 al 25 agosto. Questi strumenti adesso sono in pausa, ma riprenderanno presto a lavorare insieme. Quindi quello che è importante è capire che questo è un nuovo modo di fare astronomia che si unisce alla luce che noi vediamo dallo spazio, perché le onde gravitazionali non sono luce, sono proprio scuotimenti dello spazio. Bene. Quindi riuscire a unire uno all'altro, ed è stata quella la novità della notizia di ieri, ci può portare a risolvere tanti enigmi che ancora oggi diciamo, Professore, tormentano il sonno. la ringrazio moltissimo e quindi a risentirci a presto. Buon lavoro. Grazie, 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 grazie a voi.